Però volevo un attimo raccontarvi quello che mi è successo ieri e oggi, ok? E praticamente ieri sera io stavo camminando con il mio ragazzo in una via molto famosa, qua di Madrid, e stavamo passeggiando, eravamo mano nella mano, chiacchieravamo molto tranquillamente. È una strada che facciamo quasi tutti i giorni quando vogliamo fare una passeggiata. A un certo punto sento che ci passano due ragazzi, probabilmente del Sud America, dall'accento, e iniziano a canticchiare questa canzone un po' volgare. E a un certo punto mi rendo conto, quando eravamo già un po' distanti, che ci stavano prendendo in giro. Il mio ragazzo se n'era accorto, io no, perché stavo parlando e non me ne sono proprio reso conto, se no mi sarei fermato e avrei detto qualcosa. Ripeto, era una canzone sconcia che ci dicevano delle peggio cose, come al solito, le solite cose che potete immaginare. E vi dico, non ci siamo rimasti così male, sinceramente, però piccola parentesi, una cosa così non dovrebbe succedere in una società civile, non dovrebbero le persone sentire la necessità di prendere in giro la gente per strada cantando e offendendo. Come se essere gay fosse un'offesa, tra l'altro, capito? Quindi urlando gay come se fosse un insulto, cosa che non è. E ripeto, io e il mio ragazzo abbiamo 27-30 anni, quindi siamo un po' maturi, non rimaniamo male, non rimaniamo offesi, non ci facciamo rovinare la giornata da questo tipo di persone, ok? Però questo è perché abbiamo fatto un percorso, sono passati tanti anni, da quando non abbiamo più 20 anni, e poi non dipende dall'età. Perché ovviamente non si sa mai come la gente può reagire. E ovviamente magari anche persone più piccole magari la prendono male la cosa. Io mi ricordo quando ero a scuola, la prendevo male che la gente mi diceva gay, anche se non è un'offesa, però la gente lo dice in una maniera che sembra un'offesa, capite cosa intendo? Comunque noi non ci siamo rimasti male, era già successo un'altra volta, credo qualche anno fa, tra l'altro due italiani che ci avevano sfottuto passando in motorino urlando delle parolacce perché ci stavamo abbracciando, quindi proprio assurdo. E però è assurdo pensare che sia successo in Spagna, perché cioè ti fa un attimo riflettere se questo succede in una città grande come Madrid, comunque aperta a gente diversa, tante cose, che cosa succede in un posto piccolo? Cioè questo ti fa pensare. C'è anche da dire che in Spagna è molto diverso dall'Italia, perché in Spagna le persone lesbiche e gay si possono sposare, possiamo avere figli, quindi è molto diversa la situazione. Però comunque queste cose succedono, la gente ignorante c'è sempre. E ripeto, questo non ci ha fatto star male, non diamo il potere alla gente di rovinarci la giornata, anche se, come ho detto, non dovrebbe succedere. Quello che però ci ha fatto abbastanza infuriare è quello che è successo dopo. Io sono andato a casa mia e il mio ragazzo è andato a una festa di compleanno. Il nostro circolo di amici qua a Madrid è quasi principalmente è composto da persone eterosessuali e gente molto a posto con cui andiamo d'accordo, siamo amici da un po'. Però questo praticamente il mio ragazzo stava raccontando quello che era successo, ma in una maniera molto per dire, cioè, guardate che deficienti questi qua che ci hanno detto queste cose. E ovviamente c'è molte persone del nostro gruppo che dicevano: guarda, assurdo, queste cose non possono essere tollerate, bla bla bla. E poi c'è questo soggetto, che invece questo uomo, che ha iniziato, tra l'altro che ha molto amico con il mio ragazzo, quindi che aveva un rapporto di amicizia molto bello, ha iniziato a dire delle cose sconcertanti. Ha iniziato a dire che, ma ovviamente noi ce lo siamo meritato quello che è successo, perché se ci teniamo per mano per strada, cosa ci aspettiamo? E io credo che questa persona sia molto fortunata perché io non ero lì quando questa cosa è successa, perché io ovviamente l'avrei un po' mangiata viva questa persona. Ovviamente il mio ragazzo non è stato zitto, ha cercato un attimo di ragionare con questa persona e gli ha detto: ma che ragionamento è questo? Cioè, io ti dico a te che non puoi girare con la tua ragazza per mano? E questa persona continuava: ma se voi siete gay, state insieme, è una cosa che dovete fare nel privato, non dovete stare fuori, non dovete farvi vedere. Ed è sempre la stessa cosa che io ascolto da più di 10 anni: l'ostentazione. È che se due ragazzi si tengono per mano, questo è ostentare.
Noi vogliamo far vedere a tutti che siamo gay. Non è che lo facciamo perché semplicemente ci vogliamo bene e vogliamo tenerci per mano. No, è un'ostentazione. Però se lo fanno due persone eterosessuali, è la normalità. E questa è una delle prime cose che mi ha fatto arrabbiare. E la seconda è che altri amici, quindi altre persone che non erano questo soggetto molto ignorante, dicevano al mio ragazzo: ma dai, non te la prendere, cosa vuoi che sia? Non litigate, devi perdonarlo. Cioè, siamo arrivati a un livello di assurdità che a me sembra anche così stupido il dover spiegare che questa è una cosa brutta da dire. Brutta, ignorante, stupida e tutti i peggiori aggettivi che potete trovare. Perché io non posso tenermi per mano con il mio ragazzo. Questa è una roba assurda e a parte quello, il fatto che venga da una persona che è amica del mio ragazzo, questo ancora ha fatto male a lui e mi ha fatto infuriare a me. Perché è un rapporto, e per farvi capire, è un rapporto molto bello perché il mio ragazzo, per esempio, andava sempre a visitare questa persona, questo ragazzo al lavoro, gli portava il caffè, molte volte offriva per questa persona perché magari non si poteva permettere di, non so, una cena al ristorante per vari problemi. Quindi il mio ragazzo ha sempre mostrato uno spirito molto caritatevole nei confronti di questa persona perché gli vuole bene. E il mio ragazzo è così, quando ha un'amicizia, la cura e la nutre molto. Gli ha fatto un regalo il giorno del suo compleanno, è andato al suo compleanno ieri sera anche se era molto girato male per il lavoro, per tante cose, quindi ha fatto sempre dal principio solo il meglio e alla fine si ritrova trattato in questa maniera. Un'altra cosa ancora più assurda, perché questo ovviamente è un problema di questa persona, di questo uomo eterosessuale che ha dei problemi nell'accettare che l'omosessualità non è niente di male, è una cosa normale, c'è gente a cui piacciono i maschi, c'è gente a cui piacciono le femmine e a gente a cui piacciono entrambi. Quindi questo è un problema che questa persona deve risolvere, ma la cosa che va per me ad aggiungere proprio livelli di cose sempre peggiori è che il mio ragazzo è asiatico, quindi viene da Hong Kong. Il mio ragazzo, adesso non per fargli i cavoli suoi, però per farvi capire, in Asia la situazione dell'omosessualità è ancora peggio di quello che abbiamo in Europa. C'è molta discriminazione e non si può parlare quasi in molti casi. C'è proprio molta vergogna, molto stigma. Quindi tu non solo sei amico del mio ragazzo e lo tratti come una merda, sai che viene da un ambiente, delle sue origini, che è ancora peggiore a quello che ha trovato qui in Europa ed è venuto qua per un motivo, per sentirsi più libero, per vivere la vita senza nascondersi e vivere come si sente, come tutti dovrebbero fare. Quindi tu proprio sei così ignorante che non vedi neanche i livelli di gravità per quello che stai facendo e per come ti stai comportando con questa persona. Questa è una cosa che mi ha fatto arrabbiare. Come ho detto, anche oggi alcune persone dello stesso gruppo continuano a scrivere al mio ragazzo dicendo di lasciare perdere, che non è niente, che stai esagerando. No, no, io lo dico a nome del mio ragazzo, ma anche a nome di tante altre persone LGBT, cioè noi siamo stanchi di sentirci dire da persone eterosessuali come ci dobbiamo sentire, come ci dobbiamo comportare. Non è così, non è così che funziona la cosa. Cioè, e ripeto, noi non stiamo chiedendo, non abbiamo mai chiesto nel gruppo di difenderci, neanche di supportarci. Chiediamo solamente di non dire cavolate. Se devi aprire la bocca per dire delle cattiverie, non lo fare. È una cosa così. Stiamo chiedendo troppo? Perché siamo arrivati a un livello veramente che sembra che dobbiamo spiegare alle persone come non comportarsi come delle cacche. Questo è il livello a cui siamo arrivati. Perché vi pare che io devo spiegare a un uomo di 40-45 anni che dire se tu ti tieni per mano con il tuo ragazzo ti meriti le offese e quindi a questo punto anche le botte, perché è una cosa che devi fare nel privato. E cioè, vi pare? Perché io mi rifiuto di fare l'insegnante a persone eterosessuali che non riescono a capire nemmeno che questa è una cosa sbagliata, stupida e ignorante da dire. Siamo nel 2022, siamo a Madrid. E sei amico del mio ragazzo e anche queste persone dovrebbero scusarsi.
con il mio ragazzo per come si sono comportate. E ripeto, ringrazio. L'universo deve essere stato molto buono con queste persone perché io non ero lì. Perché se io fossi stato lì, di sicuro avrei detto magari anche molte più cose di quello che ha detto il mio ragazzo, che forse è stato anche troppo educato. Anche se un po' a un certo punto della serata se n'è andato, giustamente, perché noi non siamo zerbine, non ci facciamo trattare così dalle persone. Però io vorrei dire che io sono stanco delle persone eterosessuali e devo dire già se voi siete su questo canale non siete le persone eterosessuali di cui sto parlando. Se sentite persone dire queste minchiate, dite qualcosa. Fate capire a queste altre persone che sono degli stupidi, che queste cose non hanno un senso, che non è accettabile nella società che stiamo costruendo tutti insieme nel 2022 in Europa sentire delle robe del genere. È proprio fuori di testa. Io consiglio a tutti di non star zitti quando sentite queste cose. Bisogna farsi sentire, bisogna far capire alla gente. Veramente è così. Perché te stai dicendo, supportando questa teoria, che noi persone gay, lesbiche, siamo meno di voi. Che la nostra non è una condizione normale, ma è una roba che facciamo così per ostentare. Ma. E poi ripeto, questo è assurdo perché tra l'altro io sono una persona che non è così ossessionata con le effusioni, anzi sono anche un po' l'opposto. Però è possibile che io non ho neanche la possibilità di scegliere che cosa devo fare e devo avere gente che per la strada mi dice queste cose e i miei amici che dicono queste cose. Io spero che questo video serva un pochino a far riflettere tutti perché io sono stanco di questa narrativa per cui noi dobbiamo insegnare. Io sono stanco, io non sono un attivista più, io non voglio insegnare più a nessuno, niente. Sono sempre felice di parlare, di discutere con la gente che ha dubbi, che ha domande su tante cose, soprattutto nel mondo LGBT, perché sono gay, quindi magari posso spiegare qualcosa, ma non ho voglia di insegnare soprattutto a persone di questo tipo, che non riescono veramente a capire i livelli di gravità delle tue parole e il peso. Ultima parentesi, questo tra l'altro non è una cosa che è solo rivolta alle persone eterosessuali, perché ci sono tantissime persone gay che fanno esattamente gli stessi discorsi. E se voi andate nel mio canale YouTube, vedete in numerosi video commenti da persone omosessuali gay che dicono le stesse cose, con cui io discuto ogni tanto, ma poi dopo un po' mi stanco, e che pensano veramente che due persone gay che si tengono la mano è una cosa diversa da due etero che se la tengono. E questa è una roba che ci deve far riflettere per. Ci accettiamo veramente? Perché è questa la domanda che devono gli omosessuali farsi, le persone gay farsi. Ci accettiamo? Ci stiamo accettando? Ciao ciao!